È un'economia che sta vivendo una fase di ripresa, io nella media nazionale, ma forse anche un po' di più per alcuni indicatori, ad esempio gli ammortizzatori sociali stanno calando, mentre nel resto del paese in quest'ultima fase c'è un incremento della cassa integrazione e degli altri ammortizzatori sociali. Però ci sono segnali importanti di ripresa dopo la fase pandemica. La Puglia continua la ripresa economica dopo gli anni della pandemia, ma non basta a riassumere lo stato dell'arte nel mercato del lavoro, PIL regionale che vale il 4,3% di quello nazionale e quello pro capite che supera quello del 2021 assestandosi sui 19.600 euro, ma restando ugualmente più di 10.000 euro al di sotto di quello medio nazionale. I numeri sono quelli del rendiconto sociale INPS. E la crescita del PIL si è accompagnata ad una crescita del livello occupazionale. Abbiamo incrementato di 30.000 i dipendenti assicurati nelle nostre gestioni. È un bilancio tutto sommato favorevole, c'è un mercato del lavoro che è stato vivace, in particolare per quanto riguarda il tempo determinato. Pesa il saldo migratorio, ancora lontano dal compensare gli effetti negativi della pandemia. Saldo positivo tra assunzioni e cessazioni e tasso di occupazione che cresce, ma senza poter stare tranquilli. E quindi c'è anche un problema di tenuta delle pensioni. Vi è un problema serio rispetto al fatto che c'è una denuncia da parte di INPS rispetto alla condizione per la quale probabilmente nel 2030 ci sarà un default rispetto a questo. Quindi